Ciao a tutti! Stanno andando super di moda questi braccialetti, mi metto un attimo a fuoco, fatti semplicemente con questi piccoli elastici. Il nome originale, credo, spero di pronunciare bene, è Rainbow Loom e sono di tantissimi colori. Mi sono informata, io li ho visti andando in giro per l'Italia e sono veramente ovunque. Mi sono informata, so che ci sono quelli ufficiali, poi ci sono quelli farlocchi. Io ovviamente ho preso quelli farlocchi, sono similissimi, ovviamente non hanno tutte le facilitazioni per farli, perché quelli originali hanno un loro telaio e le loro chiusure. Io vi voglio fare vedere come faccio i braccialetti. Questo qua che è proprio il modello più semplice, ma è carinissimo, super 3D, è bello cicciottello, è morbido, sofficioso. E l'ho fatto con due matite. Se non avete la matita di Pucca, potete farlo ugualmente. Quindi spero che questo piccolo brevissimo tutorial vi possa essere d'aiuto. Quindi spero che vi piaccia. Ciao a tutti. Per questo progetto ci occorrono i loom del colore che volete. Potete farlo, in questo caso io lo voglio fare bicolore, lo voglio fare di questo rosa e di questo giallo. Sono due colori fluo, anche se so che in realtà non sembrano fluo, e mi aiuterò semplicemente con le due matite. Ecco qua, quindi l'occorrente è due matite. Noi usiamo, diciamo, il fondo delle due matite. Dunque, adesso cercherò di mettere a fuoco solo le matite. Perfetto. Dunque, mettiamo le due matite così. Devono essere parallele. Diciamo che iniziamo il nostro lavoro con il giallo. Inseriamo il giallo. Giriamo una volta a 8 ed inseriamo. Quindi avremo questo tipo di lavoro. Mettiamo in parallelo questo 8 e poi mettiamo dell'altro colore che vogliamo un elastichino ed un altro elastichino. Voilà. Quindi abbiamo questa soluzione. Queste sono le prime due mosse da fare. A questo punto prendiamo il primo elastico, quello a 8, e lo tiriamo su. Prendiamo l'ultimo elastico, quello a 8, e lo tiriamo su. E avremo questo nodo. Ok. Adesso non ci rimane altro che infilare un elastichino per volta, un altro elastico, e fare da sotto, dall'ultimo, prendere sempre l'ultimo e tirarlo su, l'ultimo e tirarlo su. Poi, fatta questa operazione, riprendiamo un altro colore e lo rimettiamo su. Quindi praticamente rimbocchiamo sempre con un elastichino. Quando andiamo a rimboccare con il nostro elastico, tiriamo su l'ultimo da sotto a sopra. Distrutto la matita. E il nostro bracciale si svilupperà qua sotto. Questo quindi noi ogni tanto dobbiamo tirarlo giù per comodità, perché diventerà praticamente il nostro telaietto. Quindi elastichino, lo inseriamo, uno, due. Quindi andiamo a prendere l'ultimo, lo tiriamo su, l'ultimo e lo tiriamo su. Fatto questo, andiamo a prenderne un altro. Io, come vedete, sto alternando i miei colori. Poi potete scegliere i colori che volete, anche alternarne tre alla volta. Cosa dobbiamo fare? Tirare sull'ultimo. Uno e due. Come vedete, si sta già formando una treccia che sarà il nostro braccialetto.
Adesso vado un po' avanti e poi riprendo quando avrò fatto un po' di giri. Quindi rimetto un nuovo elastichino e vado avanti. Eccomi qua, sono andata semplicemente avanti con il metodo che vi ho fatto vedere, ho ottenuto questo risultato, sono arrivata a questo punto, semplicemente facendo quello che facevo, quindi questa treccia va avanti da sola, quindi vi faccio vedere ancora. Tac, poi si alza l'ultimo, su e su. E poi ne mettiamo un altro. Forse se vi faccio vedere, sì, è meglio. Qua. E qua. So che molti usano lo stuzzicadenti per alzare o un ferro o anche un uncinetto. Io mi trovo bene in realtà con le mani, però, e come vedete cresce da questa parte, quindi questo sarà il vostro braccialetto. Carino, vero? Io continuo ancora un po' e poi vi faccio vedere come si chiude. Loom dopo loom, ecco a che lunghezza sono arrivata. Per calcolare la vostra lunghezza non vi resta altro che prendere il vostro bracciale e calcolarlo così, molto semplicemente. Quando arrivate alla lunghezza desiderata, sfilate e non perderete i punti assolutamente. Normalmente, come da questa parte, normalmente nella scatolina dei loom, quelli ufficiali, ci sono delle chiusure che io non ho, quindi semplicemente vado a legare un elastichino tra loro. Adesso vi faccio vedere come. Allora, andiamo ad infilare il nostro ultimo anellino di plastica, il nostro ultimo elastichino. Lo infiliamo e come abbiamo fatto per tutti gli altri, prendiamo l'ultimo e lo accavalliamo, prendiamo l'ultimo e lo tiriamo su. A questo punto, semplicemente lo sfiliamo. Sfiliamo da una parte e dall'altra e rimane questo effetto. Questi due occhiali qua. Questi due occhiali qua. Io li vado semplicemente a legare con questi altri due occhiali qua e scelgo lo stesso, un loom dello stesso colore e faccio semplicemente un nodino. Quindi prendo tutti gli occhiali, passo un loom, ecco, e faccio un nodino. Un classico nodino, uno solo. Ed ecco qua il mio braccialetto. Insomma, avete visto, è super super semplice, è super veloce, ci ho messo veramente poco. Si parte con l'otto, poi si mettono due elastichini e poi se ne mette uno e si scavalla sopra l'uno sopra l'altro. Super facile, super divertente, potete scegliere tutti i colori che volete, insomma, le fantasie che desiderate. Spero di essere stata chiara, è il mio primo video, quindi perdonate l'ansia. Un bacione a tutti e spero vi sia piaciuto almeno un pochino. Alla prossima!